scariche della fiducia che avete dato al polo museale. Tutto nasce da un contatto con il nostro presidente, Giovanni Battista, il quale è venuto a che e ha fatto un giro del polo museale, che ha ovviamente apprezzato sia la bellezza del polo che l'immensa ricchezza artistica e culturale del museo Cesano, e noi abbiamo in questo periodo anche una mostra molto bella sulla prima guerra mondiale. La giornata è la nostra giornata in questa prima fase, per misurare e poi passare al viaggio, se ci mettiamo un po' in moto, andrà così in sostanza. Ci sarà una breve piccola cerimonia di installazioni istituzionali, la giornata del genere del direttore dell'ufficio per i culturali della città di Venezia, la presidente della commissione cultura della c'è la vostra consigliera che io ho conosciuto adesso, che è Giorgia, che saluto con piacere, e faremo questo, uno scambio di doni, quella che poi è l'essenza di questa giornata, cioè un'unione, un nuovo modo anche di intendere le uscite culturali, visto la vostra bambina, arte, cultura, sapori, bellezze naturalistiche, quello che poi ci accomuna anche se e quindi che viene la seconda fase, visiteremo la cappella d'oro, ci vediamo in due punti, passando uno o due giorni rispetto all'altro, non cambia nulla. Terminata la prima vista della cappella d'oro, la spiegazione, il presidente del Museo del Fondo della Memoria, Salvatore Gonzales, vi accompagnerà al Museo Diocesano, dove è allestita la sua mostra a primo piano, mentre piano secondo e piano terzo c'è la collezione del Museo di Montelucci, si chiama il Museo di Montelucci, tanto che ci si va. Il secondo gruppo aspetta in chiesa 10 minuti, finito questo poi lo accompagno io a fare la stessa attività. Quando arriviamo al Museo Diocesano, all'interno della piazza, terminata la visita al museo, dietro c'è la cattedrale che è aperta fino alle 12.30, quindi passeggiando visitiamo anche la cattedrale e poi so che dovete riprendere l'autobus per andare su alla montagna spaccata. Quindi fidatevi di noi, siamo in tutto 4 volontari dell'associazione Anteomnia che gestisce il polo museale, quindi in queste 2 ore che stiamo insieme, quest'ora e mezza che stiamo insieme, fidatevi ciecamente che andrà tutto bene. Lascio la parola al direttore dell'ufficio beni culturali, che è anche il direttore del polo museale, il direttore del museo di Cesano, poi il direttore di tutto, e chiamo la fotografia così poi per terminare questa fase andiamo a iniziare a parlare. Allora, anzitutto ben trovati. Tutta la parte antica di Gaeta, un tempo era detta la città delle 100 chiese, così per fare cifra tonda si diceva 100, ma insomma se ne contavano veramente tante. Ancora oggi questa parte antica di Gaeta, se si conoscono bene i tragitti da fare, quindi i vicoli da imboccare, le stradine eccetera, ancora oggi di chiese se ne possono vedere tantissime. Tra queste c'è la chiesa dell'Annunziata, quella che vedete oggi adesso, è una chiesa proprio gaetana che respira proprio dello stesso respiro dei gaetani. Da tutte le parti trovate in questa chiesa stemmi della città di Gaeta, sul pavimento, sulle acquasantiere, sulle balaustre, in alto, sul polittico. Insomma, questa chiesa fu voluta fortemente dai gaetani del secolo XIV e nel tempo divenne ricchissima, anche perché i marmi che sono in giro, come dire, non solo nessuno li regalerebbe oggi, ma nessuno li ha mai regalati. Quindi chiesa bella in genere è sinonimo di chiesa con disposizioni economiche, disponibilità economiche, tanto da poter commissionare opere d'arte importanti. Questa chiesa
è uno scrigno non solo di arte ma di fede, perché è collegata, vedrete, con la Cappella d'Oro, a cui è strettamente connesso il dogma dell'Immacolata Concezione. Questa chiesa nel tempo, con tutto l'istituto, poté godere del quartuccio, cioè veniva devoluta a questa fondazione la quarta parte, un quarto, il 25%, di quello che era il ricavato dei pescatori. Ancora oggi il mestiere del pescatore è durissimo, ma è anche molto redditizio per chi lo fa. Al tempo, quindi, pensate, la quarta parte di tutto il pescato afferiva a questo istituto. E questo permise non soltanto che questi soldi venissero spesi per le opere d'arte, insomma, una volta fatta la chiesa, questi soldi venivano spesi per accogliere e per custodire tanti orfani che nell'istituto adiacente venivano lasciati dalle madri. Vi diranno più in là che questo istituto ospita anche una ruota degli esposti, c'erano, immagino, anche dalle vostre parti, insomma una ruota dove le mamme potevano lasciare il bambino una volta nato, se sapevano che non potevano poi essere in grado di crescerlo. Quindi una chiesa bella, e si parla di chiesa di mura, una chiesa caritatevole, e si parla di chiesa che invece è fatta di gente, suore e laici che qui facevano tanto del bene. Questa chiesa sta, avete visto, sul lungomare, così come sul lungomare troverete la cattedrale, a poca distanza dal campanile, e il museo diocesano. Queste tre strutture, annunziate con tutto l'istituto, cattedrale e museo diocesano, fanno parte del polo museale, che è praticamente una istituzione che mette insieme musei e santuari religiosi. Gaeta poi, nella parte alta e verso poi la parte nuova, ha tanti altri luoghi di cultura che sono luoghi di cultura, diciamo così, laici. Questi che vedete stamattina, che sono i più belli della Gaeta medievale, sono invece luoghi di cultura religiosi. Il museo diocesano, che vedrete, al piano terra ospita la collezione di Gonzales sulla Prima Guerra Mondiale, essendo stato celebrato da poco tempo il centenario della fine della Prima Guerra, una mostra stupenda che vedrete, e ai piani superiori ospita opere di artisti grandiosi, nomino soltanto Sebastiano Conca, Luca Giordano e lo stendardo della battaglia di Lepanto, che è stato fatto da Siciolante, da Servoneta, non distante da voi. Siciolante e la Servoneta è un nome, no? del 1500. Tutto questo, o meglio, poco di questo, perché i libri riescono sempre a dire tanto, certe volte troppo, e uno neanche riesce a finirli, però il libro in realtà dice sempre la metà della metà della metà della metà. Ecco, qualcosa di quello che vi ho detto sta qui in questa bella edizione, è stata un'edizione, insomma, a tiratura limitata, che dono alla Biasi, come dire, come vostro presidente, e insomma certo che potrà avere un posticino nella vostra sede. Ci abbiamo una piccola cosa. Benissimo, grazie. Questo, come già lei ha anticipato, praticamente la nostra giornata è più che altro culturale, è
e soprattutto anche per una devozione. Noi abbiamo il santo patrono e Sant'Erasmo, voi avete come copatrono Sant'Erasmo e Marciano. Quindi ci unisce anche il fatto religioso. Questa presenza ci permette di rivendicare con mon forza anche il fatto culturale, come dicevo prima, che nel nostro sopralluogo con dei membri di comitato di gestione che sono presenti come membri del collegio sindacale, nel vedere del polo museale una tenga, abbiamo visto solo il libro di Gutenberg. Io allertato insieme con gli amici presenti con me, dico, ma noi siamo, ci abbiamo Aldo Manuzzi, non ho capito. Ecco com'è nata questa nostra presenza qui, che ci dà alla città di Pera, alla biblioteca, un materiale che ci onora. Oltretutto i libri sono alcuni che voi trovate nella busta, ecco il papà è qui presente, Rita Mattocci, che ha fatto uno studio su Aldo Manuzzi, quindi ci comporta anche che dal basso noi abbiamo delle persone che sono interessate alla cultura, quindi ecco, ci fa piacere. Benissimo. No, rimanete qua con voi, Don Gennaro e il presidente. Sì. No, io volevo dare, è stato già dato dal nostro collaboratore Simone Verducelli, dell'Associazione Arte Omnia, e dal Don Gennaro. Io volevo darvi comunque il benvenuto in qualità di presidente della Commissione Cultura, e portandovi naturalmente saluti anche del nostro sindaco, il dottor Cosmo Mitrano. Vi ringraziamo veramente per aver scelto la nostra bellissima città di Gaeta. Parlavo prima con il presidente e mi ha detto, noi l'abbiamo scelta perché parlando di Gaeta, Gaeta è sempre associata alla montagna spaccata. In realtà, cosa bellissima, abbiamo scoperto che oltre alla montagna spaccata ci sono dei siti culturali e veramente artistici bellissimi, a partire anche dal museo che ecco, poi vi accompagnerà, e ringrazio ora che sta qui con noi Salvatore Gonzales, che è veramente a livello storico una ricostruzione, direi proprio tangibile, vero Don Gennaro? Quando entri nel museo ti dà proprio l'idea di trovarti all'interno del Museo del Fronte, questa è la cosa più bella, dai suoni, perché ci saranno i suoni, ma anche dal percettivo. Quindi veramente grazie per essere qui presenti. La cosa diciamo che più ci lascia un segno, dicevamo col presidente, è proprio quella di voler creare con voi, che poi siete tanti, perché chiedevo alla consigliera giovanissima Giorgia Avvisate, anche lei do il benvenuto, che siete addirittura 113. Quindi veramente vorrei fare un applauso innanzitutto. E quindi ecco, veramente con grande piacere siamo veramente contenti di ospitarvi qui. Ci sarà ecco un piccolo percorso che vi ha invitato ora Don Gennaro, e come diceva anche Don Gennaro, i libri sono ecco, una testimonianza di quello che veramente noi portiamo nelle nostre città come patrimonio culturale e storico. Abbiamo infatti deciso di donarvi, ne abbiamo donato uno a voi come centro anziano sociale bassiano e quindi al presidente Battista Lambiasi, uno al vostro sindaco che lo porterà, vero, la nostra consigliera Giorgia Avvisati, e naturalmente a tutti quanti voi che possa rimanere come testimonianza nel vostro centro. È praticamente un testo sulle monete di Gaeta. Sulle monete e le medaglie di Gaeta si riparte un po' su quello che è la storia di Gaeta e come le monete inizialmente erano appunto realizzate solo in rame, e soprattutto in queste prime monete realizzate in rame nel periodo alto medievale sono rappresentati i simboli principali di Gaeta, che sono il castello, che è la parte alta che poi avrete modo naturalmente di vedere, e Sant'Erasmo. Sant'Erasmo, farete visita, se non mi sbaglio, Don Gennaro, vero? Vi fermerete in cattedrale, il presidente mi diceva se era possibile anche visitare la cripta. Sicuramente sarà completo. Quindi veramente voglio darvi un saluto grande.
ma soprattutto l'idea di dover creare anche una sorta di gemellaggio, sarebbe anche bello, vero? Creare, presidente, una sorta di gemellaggio con, ne parlavamo prima scambiando due chiacchiere, e socializzare, ecco quello che diceva anche Simone Peruccelli, quindi non finalizzato solo alla visita storica, ma in realtà creare un confronto, ecco, una condivisione della ricerca anche storica che viene fatta e il percorso che viene realizzato. Quindi io vi saluto, buona giornata, so che questo incontro è itinerante perché sarà a Gaeta stamattina e oggi pomeriggio Terracina, quindi vi aspettiamo presto a Gaeta per vederci. Sì, mi dica, anche perché la nostra presenza è il centro sociale, noi vogliamo avere il rapporto con i vostri centri per crescere, perché nel nostro comunicato noi diciamo che sia una proposta complessiva, infatti, per la provincia. Un confronto, una condivisione e realizzare, perché no, dei progetti anche insieme, sì. Quindi portarli insieme anche in maniera condivisa. Benissimo, ok. Voglio passare, a dare il benvenuto alla consigliera Giorgia Bisati, che ha portato un... Noi teniamo invece dei libri di Aldo Manuzio, appunto perché nel vostro museo ci sono i libri di Gutenberg. Aldo Manuzio ha inventato il libro tascabile e poi il maiuscolo, ed ecco perché noi teniamo questi libri, e proprio nel nostro paese... Grazie. Proprio nel nostro paese... Questo è il nostro... l'inizio di un rapporto di condivisione, dicendo, è un percorso. Mi sta dicendo Simone, il presidente del centro anziani, che ci aspettava al Museo Diocesano, perché loro hanno lì vicino la sede, e quindi ha detto no, ma io vi aspetto qua, li accolgo io e poi ci salutiamo. Quindi noi abbiamo il presidente che ci aspetta direttamente, che è il centro anziani Gaeta Medievale, il centro anziani Sant'Erasmo, e lo incontriamo. Quindi c'è questo primo incontro. Volevo chiudere dicendo, nel breve colloquio che abbiamo avuto, Bassiano è a disposizione per far crescere il centro sociale. Oggi siamo una realtà molto molto importante a livello nazionale, un piccolo comune, tant'è che 10 giorni fa in un'assemblea della Federanziani è stato parlato di Bassiano. Questo ci fa onore, e fa è onore perché è un comune, è un comune attivo, partecipe. Quindi è un merito di tutto voi, perché sono la forza, sono perché loro. Se non ci sono sì, voi... Sì, ma infatti io prima ho detto facciamo un altro applauso sempre a loro, perché veramente contingente. Io volevo ringraziare l'associazione Ateonia, perché anche grazie a loro viene valorizzato. Grazie Simone. E a Simone Peruccelli, che è il referente, sì. Ringraziamo per aver organizzato questo incontro. Grazie di cuore. Quindi veramente grazie.